Ebbene, avviciniamo i nostri interventi, tra l'altro tutti molto interessanti, che ci portano via via a scoprire sempre maggiori informazioni importantissime sulla nostra sanità. Intanto oggi siamo qui per capire come sta la nostra salute a livello di digitalizzazione. Ma la digitalizzazione è un momento importante oggi e sarà un momento decisivo domani, perché per quanto riguarda la mia area, che è l'area riabilitativa, noi oggi siamo in grado di importare molte informazioni, di gestirle, però il nostro progetto non è importare informazioni, ma è gestirle e poter intervenire rapidamente in modo tale da riabilitare subito lo stato disfunzionale, in modo tale che questo stato disfunzionale del soggetto non vada oltre, non incrementi, quindi con un risparmio dei costi ovviamente, e questo noi lo potremo fare attraverso quella che è una digitalizzazione non in entrata ma in uscita. Chiarissimo. E dottore, secondo lei però quando si vedranno i primi risultati di questo nuovo sistema a livello di risparmio e a livello nazionale? Ma guardi, per esempio io penso che questo potrà avvenire nei prossimi 5 anni, io vedo questo è il mondo, anche perché le devo dire, per esempio in questo momento noi siamo coinvolti in un progetto di Horizon 2020 che si chiama MAGIC, che è un progetto in effetti che prevede una digitalizzazione di dati sui soggetti affetti da stroke che sono tornati a casa e che sappiamo che in tutta Europa è stato rilevato che questi soggetti decrementano le loro prestazioni e non si sa come fare per non perdere i benefici dati e soprattutto anche per non buttare via tutte le risorse economiche che vengono spese per far questo. Quindi questo progetto si propone di trovare la chiave di lettura nei prossimi 5 anni, di trovare la maniera per intervenire sul territorio, e noi sappiamo, abbiamo già definito con i nostri partner europei, che sicuramente il processo dovrà essere un processo attraverso quella che è la digitalizzazione, oltre che l'utilizzo di strumentazioni particolari. Noi la ringraziamo, è stato molto chiaro, e allora buon proseguimento.